Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Quasi Vero, parliamo di Avengers Infinity War, ne parliamo con spoiler, quindi questo è un video per chi il film l'ha già visto, mi raccomando, oppure per chi non teme gli spoiler come elemento che possa eventualmente rovinargli la visione, naturalmente, oppure per chi non gliene frega una sega, ma a piacere di questo video, nel caso ringrazio sentitamente. L'ho visto, l'ho visto ieri, domenica, il film è uscito giovedì se non sbaglio, quindi me la sono presa assolutamente comoda. Devo dire, voglio iniziare questo discorso partendo dalle premesse, perché se c'è una cosa che, l'ho già detto tante volte e lo ripeto anche questa volta, influisce sulla sensazione, sul giudizio che tu avrai alla fine, sul film che sei andato a vedere, è l'umore, l'aspettativa con cui ti sei seduto al cinema. Di solito quando vado a vedere un film del Marvel Cinematic Universe che seguo sempre con gran piacere non ho grosse aspettative, non mi aspetto chissà che cosa e quindi sono in una predisposizione d'animo buona per essere piacevolmente sorpreso. Vedi un Thor Ragnarok, un film che mi sono goduto prendendolo per quello che è, evidentemente. Ma erano giorni che su Facebook e in generale sui social... Non sentivo altro che parlare di quanto questo film fosse straordinario, veramente il film definitivo del Marvel Cinematic Universe e di quanto questo Thanos fosse un personaggio sfaccettato in modo incredibile, mamma mia che personaggio che hanno creato con Thanos. Quindi per la prima volta da quando seguo il Marvel Cinematic Universe mi sono seduto al cinema davvero con delle aspettative elevate, mi aspettavo qualcosa di fenomenale. Onestamente, per quanto il film mi sia piaciuto, mi abbia intrattenuto, lo metto sicuramente tra i migliori del Marvel Cinematic Universe, non è stato niente di quello che mi aspettavo. È stato un ottimo film di intrattenimento cacciarone. E carismatico, che mi ha tenuto per due ore e mezza, che sono letteralmente volate, non me ne sono neanche accorto. Mi ha fatto divertire un sacco, sono rimasto, come sempre, a guardare con gran gusto la scena dopo i titoli di coda, ed è stata la classica esperienza Marvel, motivo per cui ogni volta che c'è un nuovo film del Marvel Cinematic Universe, vado, pago il mio biglietto assolutamente pollice alzato, consiglio il film a chi ama questo genere di prodotti, ma calma, 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 calma. Questo film non è un capolavoro <ride> nel senso di storia del cinema, il personaggio di Thanos emerge, come ha notato giustamente Sabaku, emerge soltanto se paragonato ai precedenti cattivi dei film Marvel, che sono lo zero assoluto, il nulla cosmico, e quindi rispetto a loro Thanos risulta sì caratterizzato, sì sfaccettato, sì con una personalità, sì siamo con lui in diversi punti del film, quindi... Ok, interessante, bello da seguire, ma ripeto... Emerge così tanto per via della sua concorrenza che non c'è. E partiamo quindi dall'inizio, dalla concorrenza che non c'è, ma che c'era potenzialmente, che era il personaggio di Loki, che fino a qualche film Marvel fa era il mio personaggio Marvel Cinematic Universe preferito. Mi piaceva moltissimo il Loki di Thor e di Avengers. Avevano messo insieme un cattivo, ambiguo e non cattivo forse al 100%, o comunque abbastanza imprevedibile, e da un punto di vista della scelta dell'attore, del, dei costumi e tutto. Avevano creato quello che secondo me poteva addirittura eh, sottrarre a Tony Stark e Robert Downey Jr. lo scettro di personaggio più carismatico e più interessante del Marvel Cinematic Universe. Poi è già un po' di film che hanno deciso di stuprare questo personaggio, trasformandolo in una macchietta completamente prevedibile e parodia di se stessa. E il film inizia con Loki che muore, ucciso da Thanos. E per quanto continui a dispiacermi, per quanto io continui ad avere il rimpianto di quel personaggio che poteva essere e che non è stato, a questo punto, se deve essere una macchietta, leviamocelo davvero dai piedi. E questo, come dicevo, aiuta Thanos ad emergere ulteriormente come unico cattivo, credibile ed interessante del Marvel Cinematic Universe. Loki eh, è stato un grande spreco, un grande spreco di carisma, di presenza scenica. Peccato, peccato. Poteva essere un bellissimo personaggio, ma oramai questo è un discorso che facciamo già da tanti film. Quindi, non è un discorso particolarmente relativo a Infinity War, ovviamente. Loki si leva dai piedi, dispiace, ed è giusto così. Molti hanno detto questo è un film da un, dal punto di vista di Thanos. Io, con tutta la buona volontà e con l'apprezzamento per il lavoro che è stato fatto sul personaggio di Thanos. Questo non è un film dal punto di vista di Thanos, è un film che qualche volta è dal punto di vista di Thanos, ma non lo è sempre quando siamo con Tony Stark e con il Doctor Strange e con Spider-Man, siamo con loro e siamo dal loro punto di vista. Stessa cosa quando seguiamo Thor nella sua quest per la, no per la nuova superarma, non mi sembra che siamo dal punto di vista di Thanos. Il film è un film dal punto di vista di Thanos nel senso che la me il, il racconto principale è la sua quest per le, le Gemme dell'Infinito. Certamente sì, ma non è un film così calato nei suoi panni. Nel senso che, seppure abbiamo del tempo a schermo insieme a lui e ragioniamo insieme a lui in qualche frangente, ci sono delle cose che mancano. E il fatto che lui vinca facile la sfida con i precedenti cattivi del Marvel Cinematic Universe non ci deve far essere così di manica larga nel giudizio. Abbiamo capito il suo ragionamento, abbiamo capito le sue motivazioni. Folli, ma ragionate, non ragionevoli, diciamo così. Abbiamo capito la sua logica. No? C'è un problema di risorse limitate, dimezziamo, no? Coloro che quelle risorse richiedono e avremo un boom economico. Sostanzialmente questo vuole fare Thanos. Ok, l'abbiamo capito. Follia, ma comprensibile. Tuttavia delle motivazioni del personaggio Thanos ci manca qualcosa di molto molto importante che forse avremo nel prossimo film degli Avengers, quindi assolutamente non vedo l'ora di vederlo, ma sono le motivazioni biografiche profonde, ci manca l'infanzia, ci manca la fondazione del personaggio di Thanos che è una cosa così importante, o comunque quegli, quegli eventi siano anche nell'adolescenza, quegli eventi scatenanti della sua personalità, della sua ossessione. Ci manca quella fondazione che ci faccia veramente dire quanto sento l'empatia con questo personaggio, perché ne ho vissuto i traumi, perché ne ho vissuto lo sviluppo e allora sono con lui pur comprendendo il fatto che è un malvagio, pur comprendendo il fatto che in qualche modo bisognerà cercare di arginarlo. Quindi bene il fatto che siamo stati un pochino con il cattivo, bene il fatto che seguiamo la sua missione, ma non esageriamo, non c'è tutta questa sfaccettatura del personaggio, si può fare molto di più. Eh, vabbè. Eh, e poi è un film che secondo me va analizzato a personaggi, no? analizzando i, i vari ruoli, i vari... Co come sono stati inseriti i vari personaggi. Possiamo cercare di dare un giudizio al film. E siccome avevamo Loki, abbiamo parlato di Thanos, siamo più o meno in ordine di apparizione nel film. Eh, e starei con Thor, il personaggio di Thor mi è piaciuto abbastanza. Sceglie una side quest importante che in realtà si rivelerà eh, cruciale per la soluzione finale del film. E' è lui, è interessante il fatto che venga messo in contatto con i Guardiani della Galassia, sono molto divertenti le interazioni fra Thor, Star-Lord, Gamora e compagnia, fanno molto ridere quelle parti, ero con la mia ragazza al cinema, lei non gliene frega una sega del Marvel Cinematic Universe, ma si è fatta delle grasse risate lì e ci sta e me le sono fatte anch'io. Il personaggio di Thor è comunque un personaggio che ti tiene, ti mette sul sorriso ed è pronto a caricarti no, con le sue entrate in scena. È esattamente quello che succede. È un personaggio sostanzialmente comico, buono e non lo so, l'ho seguito e lo seguo sempre volentieri, forse oramai è il lato del Marvel Cinematic Universe che preferisco. E. Va bene, è bella no? il, il cameo del, dell'attore che, che fa il nano di, del trono di spada. Adesso non, non mi ricordo il nome né del nano né dell'attore. Figuratevi quanto sono eh, fresco di trono di spada in questo momento. Però, insomma, è, è interessante il fatto che poi il nano sia un gigante è una cosa eh, molto divertente, carina da vedere, da vedere su schermo. Insomma, la, la quest di Thor è carina ed è bellissima La sua. Il suo ingresso in scena a Wakanda durante la battaglia campale è il momento esaltante. Ero in un cinema gremito in ogni ordine di posti al quarto giorno di programmazione. E. Il cinema è esploso quando c'è stata questa scena, ok? Quando Thor rientra ci sono state le urla, eh e alla fine, con la sua martellata finale, ci sono stati gli applausi. Sono scene, sono momenti molto cringe al cinema. Io con la mia ragazza facevo finta di essere assolutamente indignato per questi comportamenti. Dentro di me, stavo veramente sì! Grande! Ero veramente esaltatissimo. Insomma, Thor riesce sempre a esaltarmi e a farmi divertire come personaggio. Quindi. Molto bene, molto bene, mi è piaciuto, poi c'è diciamo così il terzetto, Uomo Ragno, Doctor Strange, personaggio molto interessante Doctor Strange, mi è molto piaciuto il suo film, e, ed Iron Man, come al solito bisogna dire che Robert Downey Jr. è anima e core del Marvel Cinematic Universe, lui tiene su tutto, è davvero ancora il punto focale, la sua recitazione, il suo personaggio, il ruolo che gli viene dato, mettete tutto quanto insieme... Iron Man è il cuore, soprattutto in un film in cui davvero Capitano America è molto marginale, molto di lato, Iron Man è davvero il cuore di Infinity War dal lato dei buoni ed è un pochino un film Iron Man contro eh, Thanos, poi il combattimento sarà molto complesso, sarà corale e lo vedremo, ma insomma, eh, in generale mi piacciono abbastanza le interazioni che ci sono fra Iron Man e il Doctor Strange, mi risulta però incomprensibile se non facente parte di un piano che scopriremo nel prossimo episodio. Incomprensibile il fatto che il Doctor Strange dia così importanza, a un certo punto decisivo, alla vita di Iron Man. Capisco ovviamente che è un personaggio buono e capisco ovviamente che noi non, non scambiamo vite, no? come dirà eh, Capitano America, eccetera. Però ci sono diverse occasioni nelle quali eh, ci sono eh, comportamenti un pochino forzati. Quello del Doctor Strange spero di spiegarmelo più avanti. Però mi è sembrato un pochino forzato, soprattutto dopo che lui stesso aveva detto, guarda, nel momento decisivo eh, la tua vita non vale la vita di metà dell'universo, il che è perfettamente giusto, tra l'altro. Personaggio dell'uomo ragno è Iron Man Junior letteralmente c'è un rapporto in qualche modo filiale eh, fra i due è importante secondo me che Iron Man all'inizio del film parlando con Pepper esprima il suo desiderio di maternità di, scusate, di paternità è importante perché nel momento in cui eh, Thanos schi eh, schioccherà le dita e l'uomo ragno si polverizzerà fra, fra le braccia diciamo così di Tony Stark secondo me questo ha un ulteriore peso drammatico perché in qualche modo c'è un rapporto padre figlio fra Iron Man e l'uomo e questa è una cosa, secondo me, bella, insomma, da un punto di vista umano, diciamo così, del personaggio. Poi c'è l'incontro anche qui divertente con i guardiani della galassia. La parte che non va nella quest di Thor e c'è la necessità di mettere insieme un piano per eh, fermare Thanos prima lì ancora quattro gemme, se non sbaglio, prima che prenda la gemma del tempo e quant'altro. Il piano è interessante. Funziona bene, riescono a mettere Thanos alle strette, gli stanno sfilando il guanto. E lì devo dire che il personaggio di Star-Lord, che è un personaggio che mi piace perché mi è piaciuto tantissimo, il secondo film dei Guardiani della Galassia, mentre sono uno dei pochissimi a cui non era piaciuto per niente il primo, il personaggio di Star-Lord in questo film eh, ha i suoi momenti divertenti, ma è un pochino sacrificato, sacrificato anche da un punto di vista de del potere, di quello che sa fare, eh, quando apprende no, della, della morte di Gamora, proprio nel momento decisivo, quando il, il guanto sta venendo sfilato no, dal dalla mano di Thanos, e di fatto per un secondo poi dopo verrà sfilato, ma Thanos se lo riprende prende subito e star lord è molto stupido e il suo desiderio di prendere a pugni in faccia thanos fa fallire il piano che stava funzionando stavano vincendo già contro thanos o comunque lo stavano veramente mettendo in difficoltà togliendogli il guanto eccetera quello che fa star lord di, di fatto rimettere in gioco thanos quando erano riusciti a, a disattivarlo anche per via no, della della tipa telepate no, che, gli, che gli ferma i pensieri in qualche modo o comunque gli, li rallenta molto il comportamento di Star Lord, secondo me, è molto deludente. Non può far parte di, una, di un pensiero no? di, di sviluppo nell'episodio successivo, come forse la scelta di Doctor Strange rispetto ad Iron Man, non lo so. E questa, questa scazzottata così: capisco la sofferenza, capisco la sofferenza per la perdita di Gamora, ne parliamo eh, dopo, ma no, non me l'hai fatta vivere abbastanza questa cosa, e risulta forzata, non mi è piaciuta la, la scazzottata di, di Star-Lord, non, non sei riuscito drammaticamente a, farmi, a farmela vivere abbastanza da rendermela credibile, quindi quella è una scena che non mi è piaciuta, si vede che non è lì che Thanos deve perdere, poi vediamo che in realtà alla fine vince, quindi ho, ho sentito un po' la forza della sceneggiatura, dicevamo di Gamora, in realtà è importante parlare di quando Thanos, per recuperare la... La, la gemma dell'anima, se non ricordo male, deve sacrificare la cosa che ha di più cara al mondo. È una parte forte, che è molto, molto importante per capire che Thanos non è un malvagio psicopatico, ma è un personaggio profondo. Però non è resa tanto bene, soprattutto non mi è piaciuto il fatto che tu sei lì, il tizio Teschio Rosso gli dice: Guarda, che per avere la gemma devi fare questa cosa qua. E tu, spettatore, capisci istantaneamente che c'ha Gamora di fianco e quindi ha anche la botta di culo di non dover fare avanti e indietro, cioè ce l'ha già lì a portata di mano, no? È chiaro subito. E Gamora inizia a dire: Eh, sei rimasto beffato, eh, vedi che alla fine l'universo ti si rivolta contro, e tu sai benissimo come sta per andare a finire. Gamora la tira un po' troppo in lungo quella parte lì, è logico che sta per essere sacrificata. E quindi quella parte importante, comunque mi è piaciuta, però secondo me i tempi sono stati gestiti molto male perché. Gamora, sei tu la cosa che lui ha di più cara, ovviamente, quindi. E poi la prende, la prende per mano, sembra quasi l'adulto con la bambina, è un, una bella immagine, e poi la lancia e eh, va bene. Ok. E poi che cosa c'è? Ci sono i momenti decisivi, c'è il momento in cui Thor. Eh, ottiene il, il martello che è una, il nuovo martello metà ascia e metà martello quindi anche il oltre al, al contundente oltre a, a prendere di piatto no? da, oltre a poter tirare delle, marmel, delle, marmella, delle martellate ora può anche andare in profondità di taglio eh, molto bella quella, quella parte lì comunque interessante visivamente forte da insomma lui che viene attraversato dall'energia di una stella insomma, è, è, è figo e, e va bene fa parte del, del suo personaggio e poi c'è la parte relativa a tutti quei personaggi laterali intorno a Capitan America che sono poco potenti e fanno cose poco incidenti a livello di sviluppo del, per dire, del gioco, a livello di sviluppo del film che e non voglio dire che sia davanti veloce ma quasi per quanto il rapporto invece fra Visione e la maga rossa adesso non mi ricordo assolutamente come si chiama il personaggio sia carino anche perché vedi questo personaggio maschile che è debole rispetto a lei anche questa è un'inversione interessante Visione non, non, hai, non abbiamo mai la soddisfazione è un personaggio bello avrei voluto vedere di più i poteri di Visione l'avrei voluto vedere un pochino di più in azione invece è sempre morente no? durante questo film insomma si arriva a Wakanda e lì, lì c'è la parte del film che mi ha rotto abbastanza le balle per cui tu capisci che ci sarà la grande battaglia campale e la grande battaglia campale con fiumi di carne da macello, qui abbiamo delle specie di, di Goro, no? di, di Mortal Kombat, no? che arrivano a, a migliaia eh. e tu sai che... Saranno mazzate su mazzate, in cui non succederà assolutamente niente fino al momento decisivo, dopo minuti di mazzate. E quelle sono le parti un po' noiose, però sono il teatro buono per l'ingresso di Thor, momento bellissimo, figo, no? di, di grande carica. Devo dire, un pochino deludente dopo, perché io pensavo che Thor entrasse e risolvesse con un colpo solo quella battaglia. E invece, no, ha semplicemente partecipato con più forza degli altri. A una battaglia che comunque si protrae verso momento decisivo successivo. Vabbè. Non a me, queste parti qui, vedi tu quasi tutta la seconda parte del primo Avengers. Questi combattimenti di, di arti marziali che non finiscono mai, in cui comunque nulla di decisivo può succedere perché non sono abbastanza rilevanti, perché qualcosa di male possa succedere ai buoni e il cattivo di turno avrà bisogno di un suo spazio, di un suo combattimento apposito. Mi lasciano assolutamente indifferente. Sono i momenti abbastanza da avanti veloce. Eh, per quanto riguarda il discorso poi che dicevamo, ne abbiamo accennato, eh, importante no? di. Iron Man che si gioca tutto per cercare di fermare il personaggio di Thanos, bello, quella parte mi è piaciuta, Robert Downey Jr., il personaggio di Iron Man è scritto, insomma, lì c'è il cuore, il cuore umano de, dei buoni e degli umani. E mi piace molto, mi piace come ehm, il personaggio di, di Tony Stark se la gioca, se la gioca tutta e rischia tutto, prova tutto, va con grandissimo coraggio verso la quasi certezza di essere ucciso. Se, se soltanto Thanos lo sfiorasse, no? E le nanomacchine no? lo, lo difendono, ma mh, è una, una parte bella, commovente, importantissima per la... Mh, la, la per, per capire il personaggio di Thanos, in realtà, perché Thanos colpisce sostanzialmente a morte eh, Tony Stark, è pronto comunque a, a, darle, a farlo fuori, poi... Eh, il buon, il buon Doctor Strange baratterà la, la gemma per la vita di, di Stark, però in tutto questo, quando Thanos riconosce il rispetto ad Iron Man, è bello. È bello perché vedi il, il carattere umano di, di guerriero giusto, non di pazzo sanguinario per, per follia, ma per un suo ragionamento, e il rispetto che si crea in realtà. Fra Thanos ed Iron Man è un momento bello. Eh, Thanos vede il guerriero valoroso che ha dato tutto quello che poteva, ne, ne vede il valore e, e rispetta la coerenza pur su una posizione diversa dalla sua. Dalla sua. Questo è molto la, il rispetto fra i due generali no? durante la guerra per cui sei da, da due lati opposti ma riconosci il valore del generale nemico. Ecco, c'è il rispetto fra i due personaggi principali dei due fronti ed è una parte importantissima soprattutto per capire il personaggio di Thanos. Quindi eh, molto bene. Poi si arriva al momento risolutivo, eh, si cerca ovviamente di, di fermare Thanos che però continua ad assommare gemme, e che cosa succede? Succedono un paio di cose che mi sono piaciute pochino. Se ci pensate, l'intervento di Thor, proprio prima, no? dello schiocco di dita di Thanos, è straordinariamente tardivo. E Thanos sono già diversi minuti, che è lì che sta combattendo con tutti i vari personaggi, con la tipa che distrugge la, la gemma di visione, ma la cosa non è fattibile perché lui riavvolge il tempo perché ha già la gemma del tempo, eccetera. Tutte queste cose continuano a succedere, no? Dov'è Thor? Cosa sta facendo Thor? Sono tutti riusciti ad arrivare in tempo. Perché tutti hanno percepito, ovviamente che è lì la festa. E Black Panther e compagnia. Dov'è Thor? Perché Thor arriva esattamente troppo tardi? Questa cosa non, non è ben chiara. Ehm, in tutto questo, apriamo e chiudiamo subito una parentesi su Hulk: divertente, comica la sua presenza, messo da parte. Hulk viene pestato all'inizio no, da, da Thanos, che ha già la gemma del potere, quindi è più forte di lui anche da un punto di, vis di vista fisico. Correggetemi se sbaglio: ehm, è abbastanza buffo, anche se è un modo di metterlo da parte, un po' forzato, è abbastanza buffo il fatto che. Hulk non voglia più tornare e, come, e si nasconde dentro Banner, che è ovviamente è un paradosso, è buffo e assomiglia, c'è cioè quasi un parallelo, no? sindrome da quasi da, da impotenza, no? sindrome da prestazione no? di, di, di Banner che si vuole trasformare in Hulk, ma non riesce a raggiungere l'erezione, tra virgolette, e anche di Hulk, che, dopo essere stato preso no, a, a sganascioni da, da Thanos, non vuole più tornare là fuori. Questa è una cosa abbastanza comica. Ma assolutamente a margine, Hulk è davvero molto a margine eh, di questo film. Eh, sono Thanos mazzata di qua, mazzata di là. Prende la sesta Gemma, è tardi, soltanto in quel momento arriva Thor. Bene, molto bene, è importante che Thor di fatto. Arrivi a sconfiggere Thanos, avesse mirato alla testa, no? gli dice importante. Gli dice Thanos: Importante perché allora la quest per l'arma è stata davvero giustificata, e quindi tutto si regge. Vedete come in un film di questo genere noi non facciamo chissà quali riflessioni filosofiche, la trama è tutto. E quindi che queste cose stiano su, che, che, che i paletti tengano in piedi le cose, è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ed è lì che il film si può perdere. Quindi è importante che la missione di Thor sia stata importante. È davvero un'arma che squarcia il petto di Thanos bellissimo, importante, Thor è Thor, Thor aveva già detto la sua contro Hulk in Thor Ragnarok, a questo punto Thor è il più forte dei buoni, poi leggo e, e mi si dice no, che Capitan Marvel sarà ancora di più, chi lo sa, comunque, figata, però, insomma, eh, il buon, si fa per dire Thanos, si dice guarda, te dovevi mirare la testa, schiocca le dite, le dita e succede che il 50% degli esseri viventi dell'universo, se non ho maleinteso, vengono con calma e in modo assolutamente randomico, qui la giustizia è quasi da neutrale di, di Thanos, vengono uccisi, polverizzati, eh, lo schiocco avviene. A questo punto c'è un problema per noi che seguiamo il Marvel Cinematic, Thanos diciamo che vince, in qualche modo se la cava, non sappiamo come. A questo punto c'è un problema molto grande per noi che seguiamo il Marvel Cinematic Universe. Lo schiocco di dita è fondamentale. Ci sono troppi personaggi, già in, in questo Infinity War, ben gestiti, ma ci sono davvero troppi personaggi. Ogni tanto ne saltano fuori di nuovi e dici, mamma mia, ma quanti sono? non possiamo andare avanti con così tanti personaggi quindi davvero da un punto di vista di trama era molto importante che vincesse Thanos perché sennò no, come facevamo a continuare a gestire tutta questa gente lo schiocco di dita lo vediamo è selettivo ora hai voglia di dire che è randomico ma ovviamente gli sceneggiatori scelgono chi vive e chi muore e lo fanno in modo molto molto specifico salvo il, il procione lì e forse qualcun altro che ora non mi viene in mente, ma sostanzialmente si salva la vecchia guardia: Thor, Capitan America, Iron Man, eh, Black Widow e, e, e l'incredibile Hulk, ovviamente. Cioè, il cuore degli Avengers originali, i supereroi pr primevi della fase 1, sono quelli che si salvano, guarda caso, randomicamente dallo schiocco di dita. Questo ci fa capire che la Marvel ci vuole riportare probabilmente ad un Infinity War 2, o quello che sarà il seguito, no? La vecchia guardia, probabilmente con Capitan Marvel in più. Benissimo, è una scelta che ci può stare. E... Secondo me si vede che è un po'. È un po' quella la scelta di Black Panther, Doctor Strange, eh, Uomo ragno. Tutti, praticamente tutti i guardiani della galassia, compreso Star Lord, quello forse è quello che mi ha colpito di più. Non avrei mai immaginato Star Lord. Onestamente, uno dice: eh, Non avresti neanche mai immaginato Uomo ragno, ma se l'idea è quella della vecchia, della vecchia guardia, sì. Anche perché è molto un, ripeto, un Iron Man Junior, l'uomo ragno, in, questa, in questo Marvel Cinematic Universe. Ma davvero Star Lord mi ha molto molto colpito il fatto che venga fatto sparire. Vabbè. A questo punto, lo schiocco di dita, rimane la vecchia guardia, Thanos non ha più il, il guanto, quindi non so se le gemme dell'infinito siano scomparse, se siano uh, ridisperse, o forse il, il, il guanto semplicemente lo teneva sul comodino nella scena in cui contempla l'orizzonte, però Thanos tornerà, dice alla fine del film, probabilmente avremo uno scontro finale, Thanos molto battibile comunque dalla vecchia guardia con Thor e compagnia, secondo me senza il guanto eccetera, vedremo anche questo, a questo punto, però, abbiamo tutti, lo sappiamo tutti, adesso questo è un, uno spoiler che tutti possiamo fare sui film successivi. Lo sappiamo tutti che sono già schedulati Guardiani della Galassia 3 e, e Spider-Man 2. E quindi io ho molta paura di quello che molti temono, cioè il fatto che ci sarà un, un rewind dello schiocco di Dita. E questo è un problema in una saga che si basa sulla trama che ha i suoi buchi ovviamente, incongruenze, impossibilità, eccetera, ma le cose portanti sono importanti. Se lo schiocco di dita di Thanos si riavvolge, facciamo il rewind, e quindi avremo di nuovo ehm, l'uomo ragno, avremo di nuovo i guardiani della galassia vecchia maniera, eccetera ma allora e questo Infinity War io che cosa ho guardato per due ore e mezza e questo è un grosso problema io, per me da un punto di vista della trama è molto importante per lo spessore drammatico di quello che è successo che davvero Black Panther e compagnia non ci siano più perché allora Thanos ha fatto qualcosa di grosso di potente se la prossima volta troviamo di nuovo che ne so la gemma del tempo riavvolgiamo eccetera ma quindi è stato un fuoco d'artificio fine a se stesso io ho bisogno che le cose rimangano così quindi avrei bisogno che un, un, non so, uno Spider-Man 2 fosse una, una notizia finta che sarebbe una cosa interessante Oppure con un altro Spider-Man e eh, nuovo, nuovo gruppo di Guardiani della Galassia è cruciale per il Marvel Cinematic Universe, dal mio punto di vista, che lo schiocco di dita, the snap di Thanos, non venga riavvolto e non ci sia la resurrezione dei personaggi uccisi, se no, non è stato abbastanza drammatico quello che è successo. Che invece è stato d'impatto. Anche se poi, ripeto, il cuore degli Avengers, il cuore dei personaggi è. È ancora lì. Non abbiamo avuto, io mi immaginavo, ero quasi certo che in questo film morisse Iron Man. Se avessi dovuto scommettere, avessi messo su Loki ed Iron Man. Loki l'abbiamo avuto, ma davvero per esigenza di oramai l'abbiamo stuprato, leviamolo dai piedi. Sono molto sorpreso di vedere ancora Robert Downey Jr. che non so se abbia un contratto, eccetera. Ma sai, quelle cose un contratto lo firmi in un attimo, non è tanto quello il punto. Sono molto sorpreso di vedere ancora Iron Man in, in circolazione e non vedere più l'uomo ragno, no? In quel, in quel rapporto lì avremmo potuto avere, rapporto padre-figlio, avremmo potuto avere uno Spider-Man erede in qualche modo, no? Di, di Tony Stark. Invece si torna proprio alla vecchia guardia, vecchia guardia contro Thanos. Avremo, capita? No, alla fine Nick Fury e eh, Cobi Smulders, no? Come si chiama lei, eh, la, 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 insomma, quella di, di, di How I Met Your Mother, no? Eh, Riescono pur polverizzandosi a mandare un messaggino a Capitan Marvel, non sappiamo ancora nulla di come verrà inserito nel Marvel Cinematic Universe, non sappiamo davvero niente, non sappiamo neanche che bisogno ci sia dell'aggiunta di questo personaggio, perché questo personaggio non abbia partecipato in nessun modo alla lotta contro Thanos, tutte queste cose verranno certamente spiegate perché sono poi le cose cardine da, da mettere nel prossimo film Capitan Marvel. Eh. eh. Siamo, siamo lì, siamo... è stato un bel film, in sostanza questa è la cosa che bisogna dire, bisogna dire che è stato un bel film eh, hamburger, eh? vi ricordate la, la recensione di Thor che ho fatto, un buon hamburger, me lo sono mangiato volentieri, uno dei migliori del Marvel Cinematic Universe. Non esageriamo con le iperboli da storia del cinema, eh? non, non ci siamo assolutamente. Storia dei, dei cinecomics e assolutamente due ore e mezza che sono volate di grandissimo intrattenimento cacciarone e carisma di, di personaggi ai quali sono personalmente oramai affezionato e che continuerò a seguire ultra volentieri. Fatemi sapere che cosa ne pensate dei commenti. Fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere soprattutto che cosa ne pensate della prospettiva. Prossimo film di eh, dell'Uomo Ragno, prossimo film dei Guardiani della Galassia. Che cosa ne pensate del fatto che The Snap possa essere riavvolto, cosa che secondo me sarebbe negativa. E vi ringrazio per aver seguito il video. Ci vediamo al prossimo. Bye bye.